Era stato accerchiato e picchiato da quattro persone che gli avevano rubato il cellulare, i soldi e una collana. La vittima, un italiano di 29 anni, era stata buttata a terra e picchiata con violenza dal gruppo e ferita leggermente con un coltello. Dopo il raid, i quattro si erano allontanati, ma il 29enne aveva seguito uno di loro e gli aveva chiesto di poter riavere il cellulare. Dammi 100 euro e ti restituiamo il telefono, la risposta. La vittima aveva quindi rinunciato ed era andata via. È accaduto la notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre dell'anno scorso davanti a una discoteca all'interno del Parco Valentino. Il giorno successivo il 29enne aveva denunciato l'episodio ai carabinieri della stazione Torino San Salvario e aveva precisato che uno dei suoi aggressori era un ragazzo alto 1,60 circa, con i capelli corti e un tatuaggio sul collo raffigurante un Kalashnikov. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di individuare il rapinatore anche grazie al tatuaggio. Si tratta di un cubano di 22 anni, abitante a Torino con precedenti penali. I carabinieri lo hanno rintracciato e gli hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP della Procura di Torino, perché è ritenuto responsabile in concorso con altre persone di rapina, lesioni ed estorsione.